posso incominciare? Yes. Sì, sì, yes. Si vede però sulla metà. Can I start now? Metà. Yes, sir. Osservazioni su Croce e il marxismo italiano. Sono veramente lieto di aver partecipato a questa significativa raccolta di studi su Marx in Italia del professore Tuazzolo. Se le idee sono il frutto del loro tempo, del loro spazio, allora il marxismo italiano appartiene a pieno titolo al contesto culturale italiano. Volentieri ho preso parte a questo progetto che, nel mio caso, mi ha aiutato a comprendere al meglio la rilevante lettura della teoria del valore lavoro di Benedetto Croce. A partire dal 1895, sotto l'influenza di Labriola su maestro e iniziatore del Marx teoretico italiano, Croce studiò sia Marx e il marxismo, sia l'economia politica. I suoi scritti includono infatti tanto studi di economia politica marxiana quanto scambi polemici con altri nel faticoso tentativo di seguire lo sviluppo delle idee di Marx tra l'apparizione di manoscritti inediti del Marx teoretico italiano e la difficoltà sul come comprendere le relazioni tra Marx e Engels. Studi includono infatti tanto studi di economia politica marxiana quanto scambi polemici con altri nel faticoso tentativo di seguire lo sviluppo delle idee di Marx tra l'alterazione di manoscritti inediti e la difficoltà su come comprendere la relazione tra Marx e Engels. Infatti, tanto studi di economia marxiana quanto scambi di politici e altri nel grandioso tentativo di seguire. Notoriamente Croce utilizza un approccio hegeliano a Hegel nel domandarsi cosa è ancora vivo e cosa è morto di Hegel oggi. Do you want that echo? Notoriamente Croce utilizza un approccio hegeliano a Hegel nel domandarsi cosa. Nel mio contributo io seguo un simile approccio hegeliano a Marx. Io ritengo che, anche se in maniera datata, Croce ha offerto un significativo contributo alla lettura di Marx, soprattutto nella sua reazione critica alla cosiddetta legge delle cadute tendenziali del saggio di profitto. Quando il Giovanni Croce era attivo, scritti cruciali di Marx, inclusi i manoscritti parigini e i Gurnesser, erano ancora inediti. All'epoca la bibliografia di Marx era molto differente da come ci appare oggi. In particolar modo,
la relazione tra gli scritti economici postumi di Marx e i suoi primi scritti filosofici non era affatto un problema. Croce descrive la sua idea di Marx e del marxismo nella notevole raccolta di articoli Materialismo storico ed economia marxistica. Croce si concentra su tre temi: il materialismo storico, la teoria economica di Marx e la cosiddetta legge della caduta del saggio di profitto. L'approccio non ortodosso di Marx muove da un terreno intrinsecamente economico nella direzione dell'abbattimento e della sostituzione del capitalismo. Nel capitolo in titolo sulle interpretazioni e la critica di alcuni concetti del marxismo, Croce si rivolge al problema scientifico, ovvero alla pretesa della scienza economica in Das Kapital. Nel capitolo sul marxismo ed economia pura, egli osserva che l'economia marxiana non è una scienza economica universale e che la teoria del valore lavoro non è un concetto generale di lavoro. Ma il contributo centrale di Croce consiste in ciò che egli chiama legge marxiana della caduta del saggio di profitto. Egli evidenzia che se la transizione dal capitalismo al comunismo è plausibile sul terreno economico, allora la legge della caduta del saggio di profitto deve giocare un ruolo cruciale. Croce, che ritiene che questa legge non possa essere dedotta, formula una semplice ma dirompente notazione. Evidenzia che il progresso tecnologico non diminuisce, ma anzi accresce il profitto.